La quota ristorotasi trova copertura anche per l'esercizio 2019. Quello che nel 2018 corrispondeva a 300 milioni viene ridotto a 190, quindi nella redazione dei bilanci di previsione, nell'imputazione delle entrate, dovremmo tener conto di andare a scrivere una cifra pari ai 2/3 di quello che ottenevamo, di quello che veniva distribuito comunque, quindi in modo cautelativo procedere in questa direzione e dovremmo al contempo tenere in considerazione un altro elemento. Sappiamo che la cifra così erogata ha una destinazione specifica, ovvero le somme erogate devono essere destinate al finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale. Come facciamo a monitorare l'impiego delle risorse in questi settori? Sempre attraverso il già più volte citato portale BidiaPimop. Quindi, riconoscimento ristorotasi in modo ridotto, opportuno procedere come già nel passato a quello che è un'identificazione e tracciamento della sua destinazione d'uso.